dal Vangelo secondo Giovanni. Disse Gesù alle folle: Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde. Perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la vita per le mie pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Buona Pasqua. La quarta domenica di Pasqua ogni anno è dedicata alla figura del pastore. Gesù, il pastore buono, si diceva. Il Vangelo di oggi adopera un altro aggettivo, il pastore bello, hokalos. Nessuna immagine di Cristo nel corso dei secoli è mai stata più cara ai cristiani di quella di Gesù, il pastore bello. E nell'iconografia antica e nella preghiera della Chiesa dei primi secoli, il tema del pastore ritorna con una frequenza straordinaria. Deriva in fondo dal testo evangelico, naturalmente, che ci presenta sia il pastore che va alla ricerca della pecorella smarrita, sia il pastore in una prospettiva diversa, che è quella del brano che abbiamo appena ascoltato, quello del capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni. L'immagine è presa da quell'Hermes crioforo, quello che porta l'ariete, che era un'immagine molto frequente nel repertorio mitologico, era una divinità agreste, e è entrato poi nel simbolismo cristiano che ha visto riadattato questa figura pagana all'immagine di Gesù, il pastore bello. È rappresentato quindi nell'arte paleocristiana questa figura del pastore già nel secondo o terzo secolo, giovane, con la corta tunica, la cintura ai fianchi, calzari ai piedi. Poi è bello sui sarcofagi, è dipinto perché conduce la pecorella fra le braccia. Noi abbiamo tutti paura di passare questo momento della morte, ma se siamo fra le braccia del pastore bello non abbiamo paura di passare questo momento dalla vita alla vita. Il fatto di passare molto tempo in luoghi isolati con il gregge faceva sì che fra il pastore e le sue pecore si instaurasse un rapporto affettivo. Noi non abbiamo più questa esperienza bucolica, ma al tempo di Gesù la vita pastorale era molto comune in Palestina. Il pastore beveva dalla stessa sorgente, dallo stesso pozzo a cui attingeva per il suo gregge, riposava con le sue pecore, condivideva con loro l'esistenza, gli stessi pericoli che erano costituiti dagli animali selvatici che popolavano la valle del Giordano, le iene, gli sciacalli e anche i leoni, gli orsi. Il pastore doveva quindi difendere le sue pecore e si batteva contro questi nemici con randello, con la clava. E alle mie spalle voi avete una scena celeberrima, è quella della
del mosaico che si trova nel mausoleo di Galla Placidia a Ravenna, vicino a San Vitale. E qui è riprodotta proprio questa scena bucolica del Salmo 23, mi guida alle sorgenti d'acqua nell'oasi, ed è riprodotta questa oasi nella quale il pastore bello ha condotto le sue pecore. Lo vedete il pastore al centro con l'abito dorato, che è simbolo dell'immortalità, l'oro non si corrompe, all'abito dorato, poi l'aureola anche dorata, simbolo della luce di Dio, poi ci sono le sei pecore, tre per ogni lato, che guardano verso di lui, il senso di movimento, anche la figura di questo pastore, data appunto dalla torsione del suo corpo, il volto che è rivolto verso sinistra, il busto invece che c'ha questa torsione verso destra, i piedi incrociati. È il movimento di questo pastore che è giunto nell'oasi insieme con le sue pecore, gode della frescura, dell'acqua, di quel verde anche che riposa lo sguardo. È l'oasi alla quale Cristo conduce tutti i suoi discepoli, quelli che si fidano della proposta di vita che lui fa e che lui ha condotto per primo, quella del dono di tutto se stesso. Vorrei far notare un dettaglio di questo mosaico, che è quello della croce. Il pastore in genere ha in mano il bastone, il pastorale, il vincastro. Nel Salmo 23 si parla di due bastoni, il suo bastone e il suo vincastro, dice la traduzione. Il testo ebraico adopera due termini, shevet e mishenet. Shevet è la clava, quella clava con cui il pastore difende il suo gregge. La clava era proprio un randello in cui erano infissi nell'antichità dei pezzi di selce. In seguito hanno messo poi dei chiodi per renderlo più contundente. Serviva per la difesa del gregge contro tutti gli avversari, tutti i nemici, predoni anche. E poi c'era il vincastro che serviva al pastore per appoggiarsi e anche per guidare le sue pecore. Durante la notte il vincastro batteva per terra e le pecore sentivano questo rumore del vincastro del loro pastore e lo seguivano nella notte, perché molte volte i gregi si spostavano durante la notte quando faceva molto caldo. Serviva quindi per la guida, e poi pastorale serviva anche per tenere un po' in riga le pecore con dei leggeri colpi, non delle percosse, per tenerle sulla strada corretta. Notate quindi come questi due bastoni di cui ci parla il Salmo 23 qui sono presentati con un unico pastorale, che è la croce. Ciò che difende il gregge da tutti gli avversari, da tutti i nemici, da tutti i lupi, da tutti i serpenti che cercano di avvelenare i discepoli di Cristo, è questo unico pastorale, che è la croce. Chi guarda a questa croce e ne comprende il senso viene difeso e scorge anche qual è il cammino che deve seguire, quindi ciò che protegge la comunità cristiana e ciò che indica il cammino è questo unico bastone adesso, non più due, basta questo, la croce di Cristo che è raffigurata, dorata in questo celeberrimo mosaico. Veniamo allora adesso al testo. Gesù, il quale dice alle folle: io sono il pastore, quello bello, e ci insiste. Per tre volte viene richiamato questo pastore bello. Bello si oppone a brutto naturalmente, ma bello significa autentico, l'autentico pastore. Il termine pastore in ebraico è roe. Roe viene dal verbo ra'a, che significa non guidare o bastonare, peggio ancora, significa alimentare, ra'a. Il pastore è colui che
dona, dà alimento al suo gregge, colui che conduce ai pascoli della vita, conduce nell'oasi, conduce all'acqua che dissetta. Questo è il pastore bello, quello autentico. E Gesù si presenta come questo pastore bello. Ci sono dei pastori brutti, quelli che indicano strade sbagliate, non sono autentici. Questi pastori conducono fuori strada, non conducono alla vita, conducono alla morte, conducono ai miraggi che poi lasciano delusi coloro che si fidano di questi pastori. Ma Gesù è anche il pastore bello perché ci indica il volto bello di Dio. Ci sono stati dei sondaggi per sapere cosa pensano le persone credenti del loro Dio, come se lo immaginano. In uno di questi sondaggi recente dello scorso anno è risultato che soltanto il 22% immaginava Dio come benevolente, benevolo verso tutti, anche verso i malvagi, perché tutti sono suoi figli. E gli altri o lo immaginavano come motore immobile, all'origine di tutto e basta, ma che si disinteressa poi in fondo del mondo, o addirittura come colui che poi aspetta per la resa dei conti per punire. Soltanto 1 su 4, quindi, ha questa immagine bella di Dio. Eppure le altre immagini di Dio sono tutte brutte. Gesù è il pastore bello perché ci presenta il volto bello di Dio, quello che è benevolo verso l'uomo. E attenti bene che coloro che coltivano un'immagine brutta di Dio, un Dio brutto che castiga, punisce, poi sono all'origine, questa immagine, di una società brutta. Guai ad adorare questo Dio perché ci si misura su di Lui, lo si vuole poi riprodurre nella nostra vita. Gesù ci presenta un Dio bello, attraente, amabile. È il Dio che vuole la vita dell'uomo, il Dio che si fa servo dell'uomo. Ed è importante vederne la bellezza e provar piacere di questa bellezza di Dio. Come mai è bello questo pastore? Continua Gesù dicendo perché espone la sua vita a favore delle pecore. E questa è la bellezza che noi contempliamo in Gesù. È colui che mette la sua vita a disposizione delle sue pecore. Non vuol dire che Gesù vuole morire, no, ma mette tutta la sua esistenza. Se muore subito non mette la sua esistenza al nostro servizio. Ma è bello il pastore il quale costantemente mette la sua persona a servizio della vita delle pecore. E poi c'è l'opposizione, colui che non è pastore, il mercenario, al quale le pecore non appartengono. E il mercenario scappa di fronte al lupo, si disinteressa delle pecore, lui prende la paga e basta, abbandona, ha paura del pericolo, pensa alla propria persona, alla propria vita, non alla vita delle pecore, e poi il lupo le rapisce, le disperde. Il mercenario è colui che agisce per il proprio tornaconto, non è coinvolto nella causa, non se ne interessa. Il lupo è il nemico tradizionale del gregge e rappresenta tutte le forze ostili, tutte le forze del male, e ogni epoca ha i suoi lupi. E noi li possiamo anche identificare, questi lupi che cercano di aggredire il gregge di Cristo, e molte volte questi lupi sono anonimi, ma sono molto insidiosi perché arrivano all'improvviso, si nascondono, non si identificano nemmeno. Ci sono dei lupi che vengono subito riconosciuti, altri invece che paiono inoffensivi, ma poi fanno strage, distruggono delle esistenze. Pensiamo per esempio a quei lupi i quali si introducono confondendo la verità con la menzogna, l'onestà con la disonestà, la lealtà con l'incoerenza,
quelli che dicono che va bene tutto, introducono una morale che non è più quella del Vangelo, quella delle beatitudini di Cristo, quelli che dicono va bene tutto, non ci accorgiamo forse, ma sono dei lupi che fanno degradare la vita, il degrado morale. E molte volte questa mentalità diffusa non viene identificata come un pericolo contro il quale bisogna mettere in guardia il gregge, il falso modello di uomo che viene proposto dai lupi, le mode che rendono lecito tutto, va tutto bene. Ecco, coloro che sono attenti, e mi rivolgerei proprio specialmente ai genitori, i quali tante volte non si rendono conto dell'aggressione che c'è da parte di questi lupi della vita dei loro figli. Ma poi ci sono dei lupi che vanno identificati a livello personale, che vengono da dentro, il nostro orgoglio, la rassegnazione, lo scoraggiamento, la noia, l'insinuarsi del disinteresse, addirittura la derisione o il disprezzo per i valori elevati e nobili come il sacrificio, l'amore per l'altro. Qualcuno disprezza addirittura coloro che portano avanti questi valori e deridono quelli che non pensano a se stessi, al loro egoismo, alla loro vita, al loro piacere e basta. Bisogna stare attenti a questi lupi, perché questi lupi uccidono. E l'attenzione verso questi lupi evidenzia chi è pastore e chi invece è mercenario. Gesù continua dicendo: io sono il pastore, quello bello. Conosco le mie pecore conoscono me. Non è un gregge, quindi, un gregge anonimo, ma il pastore bello conosce ogni persona e accompagna ogni persona. Io distingo spesso fra quella che è la teologia e quella che è la pastorale. Il teologo, il biblista presentano la parola di Dio, il messaggio di Cristo, la sua proposta di vita. Poi c'è la pastorale. Pastorale significa conoscere ogni situazione, ogni persona, in modo che possa essere accompagnata con i suoi limiti, con le sue debolezze, con le sue fragilità. E coloro che sono agili cammineranno, andranno più in fretta. Chi è fragile, chi è piccolo, dovrà essere preso in braccio e accompagnato. Questo è proprio il compito di chi è pastore all'interno della comunità cristiana. Dovrebbe davvero rendere presente l'immagine di Gesù, il pastore bello, e dovrebbe essere bello ogni pastore, ogni prete direi, all'interno della sua parrocchia. Dovrebbe essere davvero questo punto di riferimento di ogni discepolo di Cristo, quelli che sono più forti nella loro vita e quelli invece che sono fragili, e tutti si sentono accompagnati perché sono conosciuti per nome nella loro condizione. E poi continua dicendo Gesù: io dono la mia vita per le pecore. E poi ha anche altre pecore che non appartengono a questo recinto. Qui è un po' difficile il testo perché fa riferimento al brano precedente in cui Gesù dice che caccia fuori le pecore dal recinto, e il recinto, l'aulè in greco, indica il tempio, i recinti del tempio di Gerusalemme, nel quale le persone erano tenute dentro e sfruttate da coloro che detenevano il potere religioso e politico. E questo recinto rappresenta tutti i recinti che limitano, che tolgono la libertà alla persona. Sono i recinti delle opinioni, delle ideologie, i recinti delle tradizioni in cui le persone sono racchiuse. Gesù vuole persone libere. Ecco, nella prima parte di questo capitolo 10 si dice che Gesù scaccia fuori da tutti i recinti, vuole che seguano Lui nella libertà.
e non racchiude in nuovi recinti. No, devono rimanere liberi i discepoli di Cristo. Alcune pecore, dice il Vangelo di oggi, non appartengono al recinto in cui era stato racchiuso il popolo di Israele dalle autorità politiche e religiose. Sono quelli che sono fuori, e anche queste pecore vengono condotte dal pastore. È interessante che non viene detto vengono poste in un nuovo recinto, ma dice vengono condotte da persone libere, vengono condotte dalla sua voce, ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Non dice un solo gregge con un solo pastore, oppure un solo gregge sottomesso a un unico pastore, che ha dato origine questa falsa traduzione poi al gregge, che sarebbero i semplici battezzati che devono stare sottomessi all'autorità alla quale deve pensare e dare disposizioni. No, no, non è questo il significato. Il testo dice diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Lo stesso gregge deve diventare pastore, cioè deve riprodurre questo gregge, che è quello di Cristo, la presenza del pastore. Questo è il compito della comunità cristiana, dovrebbe essere il punto di riferimento di tutta l'umanità, quella comunità che cammina guidata da Cristo dovrebbe essere anche una luce che indica il cammino verso la libertà e la pace di tutti gli uomini. Buona Pasqua a tutti.